Io spazio. E io. Io spazio. E io. Sapere una cosa, dall'ultima volta che ci siamo sentiti in radio, io ho creato una rubrica nuova. Ti do questa notizia. Ah, ok. La rubrica non ha un nome, innanzitutto. Ma non ha neanche un senso né uno scopo, in realtà. Cioè, non so perché l'abbia creata, contro la mia volontà. Questa rubrica è una rubrica in cui io chiedo ai nostri ospiti telefonici di fare qualcosa per me o con me. E fino adesso devo dire che in molti hanno aderito, tranne uno che io continuo a dire, Massimo Di Cataldo, si è rifiutato, e questo lo ricorderemo tutta la vita. Però al di là di questo, tutta la vita. Sì. Tutta. Al di là di questo, prima che mi voli via col vento, volevo sapere se ti va di intonare con me, perché io voglio fare un duetto con te. Ho duettato con tante persone, ho duettato con Raff, con Idrotta su Cuba, ho duettato, non mi ricordo manco. Sai qual è la cosa bella? È che tutte le volte sciorina questa lista di duetti e ci mette sempre per secondo, allora inizia sempre con Raff, che è sempre il primo. Il secondo è l'ultimo in cui l'ha fatto la settimana precedente. Sì, e da lì poi va giù a scalare. Perché non ho tanta memoria. Quindi volevo chiedere a Matteo degli Zero Assoluto, ormai mio amicissimo proprio, se ci possiamo fare una cantata insieme di qualche secondo con una canzone vostra. Ti prego, dille di no, sarebbe ti prego, bellissimo. Matteo, dimmi che canzone vuoi fare? Beh, sai, vedi come porti la gente all'esasperazione, allora, lo capisci? O facciamo, ci vuole un minimo di logica per stare bene. Beh, quella là. Quella è la parte di Thomas. Quindi del ritornello, però no, cioè allora faccio quello che non so fare. Allora facciamo. Poi, tra l'altro, quella là che ha detto i testi delle vostre canzoni, l'ha proprio capito, cioè le conosce alla perfezione. Allora, ci facciamo un svegliarsi la mattina? Sì, ripeto, è Thomas. Lo so. Il ritornello su Thomas. Io ti faccio il tutto, però quindi mi sembra un momento quasi epico. Direi sì. Farei svegliarti la mattina e io ti seguo col tutto e faccio quello che solitamente faccio con Tomas in quel ritornello. Ok, niente. Ok. Io lo amo, ti giuro. Allora, va bene. Nel ripeto, nel ritornello. Beh, guarda che non è semplice. Figura mitologica, tra l'altro. Ok, sei pronto? Guarda che hai un compito importante. Stiamo per iniziare il nostro duetto. Prego, cara. Aranciatina e Matteo degli Zero Assoluto. Registrate, mi raccomando. E svegliarsi la mattina. No, aspetta, ho sbagliato. No, è ripartita bene. Era giusta. Anche la tonalità avevi beccato. E svegliarsi la mattina. Mi sono emozionatissima. Cioè, va, è finito qua il duetto. Cioè, mi devi fare un tutto a secco, peraltro. E lo lascia morire così. Con la voglia. No, perché mi emoziona questa cosa che lui ascolta. Cioè, non è che canta con me, lui è lì che ascolta. Questa cosa mi no, sono certo. Rossa, è vero? Altrimenti. Dillo che sono tutta rossa. È rossa. Sono o quello che credo sia una tonalità di rosso. Sì, sono molto rossa. Vabbè, facciamo che io ho duettato anche con te, va bene, Matteo? L'hai fatto. Va bene. Un po' mi dispiace. Un po' tanto mi ha inibito, vabbè, perché lo sanno. Così, la prossima settimana sarò duettato con Raff, con Matteo Maffucci e poi con Idrotta su Cuba, e quindi scaleranno al terzo posto. Con la voglia di parlare. Particolarmente offeso voi, non mi avete ancora invitato là in studio. Allora Matteo, no. Questo non te lo permettiamo, ripugnante. Questo non te lo permettiamo, Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, no. Questa volta per noi è no, perché no. Ti abbiamo invitato ripetutamente. Ma quando? Sempre, ti abbiamo sommerso di messaggi. Cioè, due te ne abbiamo mandati. Appunto, cioè. Non sommerso, te ne abbiamo mandati due a distanza di qualche mese, ecco. Vabbè, mandare, continuate a mandarli. Io spazio. E io.